amici, buongiorno. Allora, nel frattempo che aspetto il caffè che esca, io ho messo una banana e poi volevo fare un assaggio con voi di questo dessert proteico, gusto cioccolato, della Milbona, che praticamente ho trovato da Lidl. Io sono andata ieri da Lidl solo per questi, perché quando andavo col Santo Subito non li trovavo mai. Ah, che bello, si sente l'odore di caffè. Non li trovavo mai. Ieri li ho trovati, ne ho fatti, mo vi faccio vedere, ne ho fatte praticamente una scorta. Vediamo se. Oh, sta uscendo! Che meraviglia, sta uscendo! Aspettate che metto un pochino così. Che bello, esci caffè, che ne ho bisogno. Comunque, vi faccio vedere una cosa. Allora, eccoci qua, vi faccio vedere. Non vi faccio vedere tutta la spesa perché ho fatto una spesa molto, diciamo, piccola. Ma ho trovato questi qua. Questo è a vaniglia, alla vaniglia, no, a vaniglia. Ed è questo tipo qua. E poi c'è al cioccolato. Questi sono gli unici due gusti. Vediamo un po'. Eccolo qua. Questo è al cioccolato, come ve l'ho fatto vedere prima. E poi una novità che ho trovato. Vabbè, ho preso le sottilette, queste qua light, che io mi trovo bene. Queste. Le fettine queste qua di formaggio fuso light, e poi ho trovato anche quest'altra novità che io non avevo mai visto ed è il formaggio spalmabile però skyr. Io non l'avevo mai visto questo qua, infatti ieri ho detto lo prendo e poi vediamo insomma insieme, cioè vi farò sapere come sono, però quello che ci tenevo veramente a provare sono questi qua che insomma volevo vedere. E niente, volevo vedere come, insomma, come fossero di sapore, perché a livello nutrizionale sono ottimi, quindi vi faccio sapere, magari adesso andiamo a fare colazione insieme, così vi faccio sapere come sono. Questa qua poi la assaggerò magari a pranzo e in qualche pezzettino di prossimo vlog, così vi farò sapere com'è. Non ho fatto una grande spesa Lidl, quindi ho evitato di farvi un video apposito perché andai a prendere questi. I fagiolini, questi qua, questi di questo marchio qua che io adoro. Questi qua sono buonissimi, mi ci trovo bene. Poi ho preso queste che sono le salsiccette, quelle di pollo e suino che io adoro. E gli hamburger, questi qua, vedete, che erano pure in offerta, quindi dovevo prendere qualcosina così e però diciamo che sono andata prettamente per quel. Ci sono le mie banane qui che stanno assumendo un colore un po' particolare. Le ho messe qua per fare il gelato, ma probabilmente non ci riuscirò mai. Vabbè, andiamo avanti così. Amici, eccoci qua. Allora, buongiorno. Questo video lo volevo fare perché è una sorta di video assaggi, vlog, come li faccio io. Se sentite martellare perché mio padre sta facendo cose che non lo so, ok? Comunque, ho messo la mia banana qui dentro perché avevo delle banane in frigorifero che stavano decedendo e quindi dovevo, insomma, accompagnarle lentamente alla morte e le ho messe qua dentro. E poi volevo assaggiare con voi questo qua. Allora, questo è quello al cioccolato. Io ieri ho assaggiato quello alla vaniglia. Non ho fatto il video con voi perché stavo sul libro, studiando, sono mangiato quello nel pomeriggio, dopo pranzo, insomma. Cioè, dopo pranzo, verso le 5, ho fatto merenda con quello. Allora, valori nutrizionali, qua siamo sulle 74 calorie per 100 grammi. Io magari poi dopo vi farò una panoramica del prodotto. Qua abbiamo 1,5 grammi di grassi, carboidrati 4,7, proteine 10, sale 0,40. A livello di ingredienti abbiamo dessert a base di latte senza lattosio, al gusto di cioccolato, in questo caso poi ovviamente c'è quello alla vaniglia, con edulcoranti, quindi ci sono all'interno dolcificanti, credo, quindi non c'è zucchero. 89,3% di latte pastorizzato, proteine del latte, 1,8% di cacao magro in polvere, addensanti, carbossimetilcellulosa sodica, carragenina, penso che siano quelli che si usano per solidificare il prodotto, non so come si dice,
stabilizzanti, vabbè, c'è sulfa make up e sucralosio come dolcificanti, senza glutine, senza lattosio, alto contenuto di proteine, conservare in frigo, vabbè, sì, ok. Poi si può anche diciamo, aprire e consumare entro 1 o 2 giorni, quindi se non lo mangiate tutto, e sono 20 grammi di proteine per vasetto. Mi incuriosiva veramente tantissimo. Io ho provato quelli che si bevono, che però non li fa la Milbone, insomma, è una marca particolare, protein non so che, e fanno quelli là. No, guardate che ganzo! Allora, no, perché io lo devo far vedere. Allora, vedete qua dentro ci sta sta pellicoletta che voi la staccate, all'interno c'è il cucchiaino. Cioè, ci rendiamo conto? Questo rende questo snack anche buono nel momento in cui siete fuori casa e avete fame o comunque dovete fare uno spuntino veloce, una cosa, andate da Lidl, ve lo pigliate, c'è pure il cucchiaino all'interno, quindi cioè, meglio di così proprio si muore, cioè guardate, non ho parole, cioè nel senso hanno fatto una cosa troppo ganza. Allora, io adesso questo lo mischierò nelle mie banane, vediamo un attimino. Allora, quello, ok, questo è così, vedete? È una sorta di proprio di mousse, di budino, no, diciamo più che mousse è un budino, perché vedete la consistenza? È gelatinosa. E tutto il vasetto a questo punto, perché sono 200 grammi, 7, 7, 14, 4, dovrei prendere 148 calorie tutto il barattolo, con una banana, diciamo che è una colazione abbastanza equilibrata. E 3 litri di caffè che andrò insomma a farmi dopo. Comunque lo metto qui nella banana, vediamo com'è. Secondo me con la banana ci sta bene. Allora, vi dicevo prima, ho provato quello alla vaniglia, vi dico che è molto buono. L'unica cosa che potrebbe essere un pregio o un difetto a seconda della persona che l'assaggia, quella alla vaniglia è poco dolce. Per me va bene, cioè sembra una sorta di crema dietetica, una crema past no, pasticcera, sì. Quanta fantasia, no, una crema pasticcera anche no, però una crema, un budino proteico, ecco, quello è proprio un budino proteico, budino, il classico budino alla vaniglia, non molto dolce, bello compatto, quello alla vaniglia è più compatto rispetto a questo, vedete, mentre questo sembra più, sapete che mi ricorda? Tipo la Danette di Danone, cioè quelle cose ovviamente molto lontanamente, comunque. No, vabbè, è buonissimo. Ora allora, che è buono. Buono, raga. Allora, tra quello alla vaniglia e questo, perché sono un po' porco inside, sono io, insomma, mi piacciono le cose un pochino più porcosette. No, sono tutte e due buone. È un po' a livello di gusto, però forse questo al cioccolato è più buono. E io sono un genio perché ne ho comprate di più alla vaniglia. Ma li mangerò lo stesso perché sono buoni. Questi pure sapete come me li vedo? Con un biscottino magari spezzettato dentro, che dà un po' di croccantezza. Masterchef, onestamente. Vabbè, non ne parliamo più, è buonissimo, raga. Approvato al 100%, io gli do un 8. Boh, vediamo con la banana com'è, perché secondo me ci sta che è una bellezza. Allora, sicuramente ci sta meglio questa al cacao con la banana che quella alla vaniglia, secondo me. Allora, raga, è una colazione leggera ed è buonissimo. Veramente buonissimo. Signore Lidl, l'avete fatto, avete creato un mostro. Cioè, veramente buonissimo, raga. Quindi, se lo trovate, provatelo. Io, per
per gusto mio, ripeto, personale, forse questo qua, gusto cioccolato, è un pochino meglio. Poi è senza lattosio, quindi il prezzo, raga, ve lo scrivo sotto perché non me lo ricordo. Che lo sapete che faccio queste cose, ma le faccio molto. Tra l'altro c'hanno pure una scadenza molto lunga, perché questo scade il 27/10, quindi il 27 ottobre, e siamo al 18 di agosto, quindi hanno anche una scadenza molto lunga. L'unico problema è la reperibilità, perché sono andata 2 volte col Santo Subito, non l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato una volta sola, però dovevamo mangiarci il gelato la sera e quindi avevamo evitato di provare anche questo. E sono andata ieri proprio perché ho detto devo andare e devo fare il video perché devo parlare di questo prodotto, perché mi è incuriosito veramente tantissimo. E sono felicissima di averlo trovato, perché vi dico la verità, ultimamente gli yogurt, cioè, non mi scendevano tanto, ecco. Tenete conto che io lo yogurt di solito lo mangio più facilmente, più, diciamo, con gioia d'estate, perché è fresco, però ultimamente pure lo yogurt mi era rimasto qua, perché non lo so, non ci vado molto più dietro. Sicuramente li mangio, non è che non li mangio, però alterno magari latte, yogurt una mattina, latte, perché insomma il latte magari se si può anche evitare sarebbe bene, ma io non riesco a farne a meno. Quindi sono felicissima di aver trovati questi, perché saranno un'ottima alternativa per le merende e per la colazione la mattina, rispetto al solito latte e cereali. Niente, ragazzi, io continuo a fare colazione perché sta cosa è fenomenale, veramente buonissima. E vi mando un bacione, spero che questo video vi abbia fatto compagnia. Lo so che è breve, breve e intenso, però vi volevo parlare di questo coso qua, che è una novità, e quindi insomma mi faceva piacere condividerlo con voi. E nulla, ragazzi, vi mando un bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!